Ciao a tutti e bentornati. Innanzitutto, buon 2020. Questo primo video dell'anno ho intenzione di dedicarlo a una serie di tecniche per ottenere l'effetto invecchiato del legno. Un effetto che vuole andare a imitare quelle che sono le condizioni che un legno va a raggiungere dopo esposizioni ad agenti atmosferici. Quindi non solo azioni dal punto di vista estetico di colorazione del legno, ma anche meccaniche di consumo e di usura del legno proprio tra caratteristiche del legno esposte a pioggia, a vento o comunque a variazioni di temperature. Vi mostrerò innanzitutto queste tecniche andandole ad applicare su una cornice di uno specchio che sto realizzando appunto in questi giorni. Vi lascerò alla realizzazione, breve, circa 1 minuto e mezzo, di come ho realizzato la cornice utilizzando una serie di jig che mi sono autocostruito. In alto a destra nei video consigliati vi lascerò il link dei vari jig che vi mostrerò. Ho preferito semplificare la realizzazione della cornice per non rendere il video troppo lungo e anche perché sono comunque delle tecniche e dei jig che vi ho già mostrato in altri video. Successivamente vi mostrerò quelli che saranno i prodotti e le attrezzature che andremo a realizzarci in modo semplice e veloce per andare ad ottenere appunto un effetto invecchiato del legno. Partiamo con realizzare quella che è la cornice del nostro specchio. E quindi il primo lavoro da effettuare sarà quello di andare a realizzare una scanalatura lungo un bordo con la fresatrice, che sarà la sede appunto del vetro dello specchio. Effettuata la scanalatura, a questo punto con la guida per tagli a 45 gradi, inizierò a tagliare i listelli della misura che mi servono. Realizzati i quattro elementi che andranno a costituire la cornice con i tagli a 45 gradi, adesso con la fresatrice andrò a creare delle scanalature per andare a inserire i tasselli lamellari e quindi con la colla incollare i quattro elementi. Ho bloccato la guida e quindi i pezzi che devo andare a fresare. Dopo essermi segnato il punto del centro in cui passare la fresa a disco come quella che vedete, adesso andrò a effettuare quelle che sono le fresate. Effettuate tutte le scanalature, a questo punto procedo con l'incollaggio dei tasselli, che grazie alla DIM fanno sì che i due elementi andranno perfettamente a coincidere, a formare l'angolo. Quindi applico della colla e blocco il tutto nella morsa per cornici che mi sono realizzato. Ultimo step, lascerò che la colla asciughi. Quando tutto sarà finito, potremo iniziare a lavorare con quelli che sono i processi per invecchiare il legno. A questo punto la colla si è asciugata e la cornice è praticamente finita. Ma prima di andare a posizionare quello che è lo specchio, iniziamo adesso con il procedimento di invecchiamento del legno. Inizio con mostrarvi tre prodotti facilmente reperibili che ci aiuteranno ad ottenere la classica colorazione del legno invecchiato. Il primo è dell'acetato di ferro, ottenuto semplicemente, in questo caso sono già 5 giorni che stanno in immersione delle setole di ferro in aceto, meglio con l'aceto di mele, in quanto la mela di per sé contiene del tanino che accentua l'effetto scuro che sto cercando. Quindi domani, prima di andare ad applicare questa vernice, andrò a filtrarla, quindi a rimuovere le setole di ferro e eventuali piccole presenze di lamine di ferro che si sono distaccate. Ho dovuto chiudere il barattolo perché l'aceto, come ben saprete, ha quell'odore acre che può essere anche sgradevole in ambiente chiuso. Ma motivo più importante, l'aceto tende a evaporare e quindi avrei una perdita del prodotto. Secondo prodotto facilmente reperibile ed è classico tè nero. Tè nero scelto perché contiene al suo interno dell'acido tanninico, che combinato con l'acetato di ferro accentuerà ancora in modo più veloce quell'effetto di scurimento del legno. In alternativa al tè si può utilizzare del caffè. L'effetto ovviamente sarà ancora più scuro, poiché ho intenzione di ottenere delle colorazioni che tendono al marrone scuro, ho preferito il tè. Ultimo prodotto è della catramite, una classica vernice bitumica. Per intenderci, l'asfalto liquido diluita ci permetterà di ottenere un particolare effetto lì dove abbiamo delle incisioni o delle usure e vogliamo ottenere delle zone, come vi mostrerò, con una colorazione che tende
ancora di più ad essere intensa, quindi ancora più scura. Quando si va a lavorare con dei prodotti chimici o si vanno a effettuare delle reazioni chimiche, è consigliabile farle in un ambiente ben areato, oltre che proteggendosi con le opportune mascherine. Per quanto riguarda l'azione meccanica, l'attrezzatura di cui avremo bisogno non necessita di una presentazione. Qui vi lascio solo qualche immagini che poi in dettaglio vi mostrerò come ho intenzione di andare a utilizzare. Quello che è importante è cercare di avere quante più informazioni sulle caratteristiche del legno invecchiato e quindi di come vogliamo andarlo a ottenere, ma vi mostrerò più in dettaglio quello che ho intenzione di andare a proporre appunto sulla cornice che vi ho mostrato prima. Iniziamo adesso ad agire meccanicamente sul legno per andarlo a usurare, a consumare e dargli quell'aspetto tipico del legno invecchiato in ambienti esterni. Partiamo ad esempio dai nodi. Nel caso in cui scegliate di utilizzare del legno che presenta dei nodi, come vedete in questo caso il nodo non presenta lesioni al suo interno e le venature che si trovano in prossimità del nodo sono ben chiuse e compatte, che è classico dei legni non essiccati al sole o comunque che non hanno avuto delle escursioni termiche. Quindi un primo effetto da dargli sarà andare a lesionare questo nodo, a spaccarlo nel vero senso del termine. Per un nodo così piccolo mi avvarrò di una barra di ferro sufficiente da entrare al centro del nodo ed un martello, su cui, con il quale andrò a dare dei colpi fino a portare allo spacco o quindi alla rottura il nodo stesso. Questo è l'effetto che ho ottenuto dando dei colpi di martello appunto col pezzo di barra filettata e quindi lo spacco del nodo. Nella parte di sotto deve esserci qualcosa a contatto, altrimenti si rischia di sganciare completamente il nodo. Per quanto riguarda invece le venature, anziché utilizzare le classiche raspe o la spazzola di ferro che danno delle usure regolari, quindi danno dei segni regolari, non del tutto naturali, ho preferito andare a realizzare questi due piccoli attrezzini, che sono una sorta di raspe accentuate, in cui da un lato ho posizionato 5 viti abbastanza lunghe per permettere di fare più leva e il legno è abbastanza largo per permettere di tenerlo con entrambe le mani. In questo caso qua l'ho messo in modo casuale, in quanto ho intenzione di andare a imitare quelli che sono i segni delle venature, ma non dargli appunto una linea, una ripetibilità. Nel secondo caso, qui invece li ho allineati, perché ho intenzione di andare a consumare quello che è il bordo del legno. Quello che è il mio obiettivo è avere un taglio o un'usura irregolare lungo il bordo. Parto praticamente con questa qui che ha le viti allineate e inizio a lavorare lungo il bordo. Il modo per farlo, abbastanza semplice, è poggiare la parte di legno, legno e legno, portare a contatto le viti e dare praticamente una rotazione, in questo modo. Ovviamente lo farò in modo regolare sia all'interno che all'esterno dei bordi e su entrambi i lati, in quanto è buona norma che anche il lato, tutti i lati a vista, ovviamente subiscono lo stesso trattamento di usura, per permettere che tutto l'effetto finale sia molto più naturale. Vedete il materiale come viene esportato? Non è regolare, ma è quasi graffiato. Finito di lavorare in questo modo il bordo, con della semplice carta di vetro vado a rimuovere quelli che sono gli eccessi di legno che sono saltati, senza fare troppa pressione perché non ho intenzione di andare a levigare il legno, giusto per ripulirlo. Ottenuto questo effetto di usura del bordo, che non è presente ovunque ma nella maggior parte della superficie, sia sulla parte esterna che sulla parte interna, a questo punto effetto lo stesso lavoro ma seguendo le venature e farò quest'altro tipo, permettetemi il termine, di spatola che mi sono realizzato. Per lavorare in modo più agevole ho bloccato un pezzo di legno a tavolo su cui vado ad appoggiare la cornice e mi andrò a muovere seguendo quello che sono i versi delle venature, facendo pressione in modo variabile, non ho bisogno di fare grosso lavoro. Quello che devo andare a ottenere è andare a usare il legno seguendo quelle che sono le venature.
cambio anche il verso di rotazione della spatola, in questo modo non sarò regolare e ripetitivo e accentuerò ancora l'effetto di usura, e man mano che vado a effettuare i vari lati vado a ruotare la cornice per avere lo stesso effetto sempre lungo via. Le zone interne posso aiutarmi con una classica raspa per andare a graffiare i bordi. Uso una raspa curva per ridurre l'effetto uniforme di rimozione del legno. Quello che vedete è l'effetto che ho ottenuto lungo entrambe le superfici e sui bordi esterni e interni, che eventualmente posso andare ad accentuare utilizzando una lama o un piccolo cutter, per andare quindi ad allargare quelle zone che mi servono con una incisione maggiore. In questo caso state attenti all'utilizzo della lama, e la lama vi consiglio di andarla ad utilizzare in diagonale per creare appunto questo effetto solco, che non deve essere ovviamente uniforme ma deve essere irregolare, quindi non una linea diritta ma seguire quelle che sono i segni effettuati prima. In questo modo avremo praticamente dei solchi più accentuati. In alcuni casi potremo addirittura andare a scavare per avere ancora un effetto maggiore. È ovvio che qui adesso è un po' anche in base alla vostra fantasia l'effetto che volete ottenere. Io lo sto accentuando, ma in testa ho già la mia idea del prodotto finito. Vado a tagliare delle vere e proprie fette col taglierino. Me la taglio. Ho tagliato anche la giunzione per andare a simulare uno spacco. E continuo così, prima di passare al prossimo attrezzo. Vedete qua la differenza? Le linee che ho marcato col taglierino rispetto alle linee fatte invece con l'altra attrezzina, che danno appunto il senso del legno usurato. E sono presenti, come vi dicevo, sia lungo i bordi, all'interno e all'esterno, e su entrambe le superfici. Ultimi tocchi, andiamo a simulare quella che è la presenza di tarli. Per farlo basta utilizzare un piccolo chiodo e andare a fare appunto con una punta non troppo grande e andare a fare una serie di buchi che non dovranno essere diritti regolari ma bensì inclinati. Cerchiamo nell'estrazione di andare a rovinare il legno in questo modo. Qui potete vedere quelli che sono i segni lasciati dalla puntina a imitazione dei tarli. Qui invece ho fatto tre fori più grandi per andare a simulare appunto dei chiodi che sono stati prima fissati e poi rimossi. Finito di andare a lavorare sull'aspetto estetico del legno, a questo punto possiamo iniziare a trattare con quelli che sono i prodotti che vi ho mostrato prima. Parto con l'applicare prima la catramina. Qui la vedete una condizione praticamente pura, e questa invece è quella là diluita. Come la vado ad applicare? La vado ad applicare lì dove ho necessità di avere un effetto più marcato, ad esempio dove ho avuto i danni maggiori, in questo caso lungo il bordo che si è lesionato, e subito con un panno la vado a rimuovere. Perché mi serve che scurisca il legno penetrando una sorta di chiaroscuro, ma che non mi vada a colorare la zona. Andrò ad applicare lì dove sono presenti i fori, ad esempio per andare a imitare dei fori di formiche o di insetti o oltre dei chiodi.
cerco di farla penetrare all'interno, qui non è caduta, non è un problema. E vado letteralmente a macchiare il legno. Fate attenzione con la catamina, perché la catamina è infiammabile, quindi nel caso siete dei fumatori evitate di fumarci vicino. La vado ad applicare anche in prossimità dei nodi per andare ad accentuare quelle spaccature che ho fatto prima. In pratica la applico con un lato dello straccio e con la parte asciutta la vado a rimuovere, cercando di andare a creare un effetto di usura ricercato ma non troppo accentuato. La catamina applicata prima mi fa anche da protettivo, essendo comunque una vernice bitumica, a quelle che sono i prodotti che andrò a applicare dopo. Quelli che intravedete sono gli effetti appunto della catamina appena applicata. Come vedete il legno tende a scurirsi nelle zone che mi serviva fosse più scuro, quindi in prossimità dei nodi, degli spacchi, delle lesioni maggiori o anche dei fori. Su questo andrò adesso ad applicare quello che è il tè. Il tè in questo caso lo volevo bello concentrato, perché volevo una forte concentrazione di acido taninico, quindi ho utilizzato due bustine di tè in questa quantità di acqua e l'ho lasciata in immersione per più di mezz'ora, in questo modo da permettere di scaricare tutte le sostanze all'interno dell'acqua. Quando andremo a applicarlo ovviamente sarà incolore, tenderà a scurirci leggermente ma non in modo eccessivo. Non lo voglio applicare ovunque, ma voglio andare a stendere quell'effetto della catamina che ho applicato prima, quindi tenderò ad applicarlo di dove prima ho applicato la catamina. Questo per quale motivo? Perché farà reazione con l'acetato di ferro, accentuando ancora più l'effetto di colorazione quando lo andrò adesso ad applicare. Lasciando quindi delle zone più marcate e delle zone meno marcate. Ovviamente sempre su entrambi i lati e anche sul bordo. Ultimo elemento che andrò ad applicare è l'acetato di ferro. Quando lo vado ad applicare, a questo punto la reazione non avverrà subito, ma avremo solo del legno bagnato. Man mano che questo si andrà ad asciugare, vedremo che il legno tenderà a scurirsi. Successivamente potremo fare altri strati, altri passaggi per andare ad accentuare ancora di più l'effetto. Due piccole osservazioni mentre la cornice si asciuga e potremo valutarne l'effetto finale sull'acetato di ferro. Prima considerazione: l'acetato di ferro è una combinazione del ferro che agisce con l'aceto, formando idrogeno e appunto l'acetato di ferro. Idrogeno che è volatile, l'acetato di ferro insomma è comunque una sostanza chimica, e consiglio ovviamente di utilizzare delle mascherine e di lavorare in ambienti ventilati. Io sto lavorando all'aperto, il problema ovviamente è di molto ridotto. C'è anche però un altro aspetto, che l'acetato di ferro conserva le caratteristiche di quelle sostanze che danno il classico odore dell'aceto, quindi a quell'odore che messo in un ambiente chiuso risulta essere sgradevole e si accumula anche. In più il legno nei primi momenti di trattamento e anche per un paio di giorni dopo avrà sempre il classico odore di aceto. Fortunatamente queste sostanze sono volatili e tendono a svanire. Questo è un piccolo pezzo che ho voluto macchiare con l'acetato di ferro per mostrarvi appunto l'effetto. Questo l'ho fatto ieri sera e già dopo poche ore potete vedere la differenza di dove è andato l'acetato di ferro e dove l'acetato di ferro invece non è andato. Quindi importante farlo asciugare bene per far svanire l'odore. Un errore che si potrebbe fare è
finito di avere l'effetto visivo voluto, di essere, tra virgolette, ansiosi e volevi applicare magari uno strato di cera protettiva per andare a bloccare tutto e andare a esaltare quello che è il lavoro finito. L'effetto che avete è che quelle sostanze che secernono quell'odore di aceto vi rimarranno per moltissimo più tempo e quindi il legno continuerà ad avere il classico odore di aceto. Quindi prima di applicare è bene far asciugare il legno, operazione che ho intenzione di fare io per i prossimi giorni. Fase successiva, potrò quindi applicarvi uno strato di cera protettiva e quindi avere la mia cornice finita. Quindi siamo passati da questo prodotto, visto che è il lavoro finito. Potete vedere il legno come si è scurito, con tonalità di colori diverse qui. O dove c'erano i fori. Le venature sembrano invecchiate naturalmente, anche i colori del legno. Non sembra affatto la stessa cornice di poche ore fa. Anche i bordi, come vedete, risultano, seppur non regolari, arrotondati. E questo è il risultato ottenuto. Vi lascio adesso alle immagini della cornice, a cui non manca che mettere il vetro. Grazie dell'attenzione e al prossimo video. A presto! Alla fine, anche per dargli un tocco di tridimensionalità e cercargli di dare un po' del mio stile, vi ho aggiunto e intrecciato dei rami che partono da dei fori lungo la cornice, generando anche l'effetto di incontinuità oltre all'invecchiamento del legno.